La musica come strumento di solidarietà che sposa cause importanti, come quella contro la violenza di genere, quella a favore della dignità umana, quella sull'autismo e sul migrante, a sostenere l'iniziativa dell'associazione di Martin e delle associazioni di solidarietà c'è il comune di Pescara, che invita a partecipare tutti coloro che vogliono farsi parte attiva dei progetti in campo. Per la giornata internazionale contro la violenza sulla donna, il 25 abbiamo un incontro istituzionale in provincia organizzato da Danke, dove verranno dati i dati nazionali appunto su questo fenomeno, e il pomeriggio come assessorato abbiamo organizzato un evento che abbiamo chiamato il Tè dell'Amicizia, dove le associazioni che vorranno insomma essere partecipi di questo momento di solidarietà, ma soprattutto di ricostruzione di una rete anche appunto di amicizie tra coloro che sono sul territorio tutti i giorni. A conclusione di una serie di iniziative che sono state messe in campo appunto in occasione di questo evento, c'è il concerto del 27 novembre. Il concerto è a sostegno di un progetto concreto, l'apertura della Casa Viola, una casa rifugio per donne e ragazzi, bambini, bambine che appunto si trovino in una situazione di pericolo, quindi in cui l'incolumità psicofisica sia a rischio. L'esigenza del territorio è quella appunto in provincia di Pescara, sarebbe la prima struttura con queste caratteristiche, è un tassello prezioso ed è una risposta concreta, cioè un coinvolgimento non solo, no? di un'associazione, ma di un raccordo costante tra l'istituzione e il privato sociale.